Sulle mani di Amutene in Italia dal 1999, poi non te ne sei più andato, come mai? Eh sì, perché mi piace l'Italia, sto bene in Italia, quindi italiani mi piacciono, cucina italiana mi piace, calcio italiano mi piace, quindi ho preferito stare qua in Italia perché comunque sto benissimo in Italia. Del tuo paese, il Mali, cosa ricordi con piacere? Sì, c'è mia famiglia lì che stanno tutti bene, grazie a Dio, quindi sto qua, loro sono felici che sto qua. E io pure sono felice di essere qua in Italia, quindi ho passato 10-11 anni bellissimi in Italia e ancora so comunque siamo ancora per un bel po' di tempo in Italia ancora, quindi speriamo bene. Tanta Serie A per te, la Roma ti ha regalato anche l'esordio in Champions, cosa ricordi di quell'esperienza e vorrei anche un giudizio tecnico e umano su Francesco Totti? A Roma mi ha fatto giocare in Champions League. E mi sono trovato benissimo con tutti i giocatori che stanno lì, sono tutti campioni. E precisamente Francesco Totti è un grande uomo, un grande giocatore, al di là che è un grande giocatore, lo sappiamo tutti, che è uno che ha fatto la storia della Roma. È un grande uomo e quindi un ragazzo tranquillissimo. E quindi sono stato felice di lavorare con lui e spero proprio che nel futuro che possiamo anche incontrare di più, ancora qualcosa magari, chissà. Senti, Serie A per te significa soprattutto Lecce, una promozione importante e anche qualche momento un po' particolare, un po' difficile. Qual è il bilancio globale che fai di quell'esperienza? No, ma io a Lecce ho fatto bellissimi anni e appartengo sempre ancora a Lecce. E mi sono trovato benissimo a Lecce e quindi a parte l'ultimo momento magari ho successo un po' di casino, però comunque è stato un episodio, quindi so qua a Pescara e quindi cercherò di dare la mano alla squadra, speriamo di raggiungere il nostro obiettivo, magari arrivare più alto possibile, poi vediamo come sarà il prossimo anno, il mio futuro. Ecco, a proposito di Pescara, cosa che ti ha convinto ad accettare questa sfida? Ho parlato con tante persone, ho parlato con anche Ariati, ho giocato insieme a lui a Perugia e a Lecce, quindi poi mister allenatore comunque lo conoscevo già come uomo, come allenatore non lo conoscevo, però quindi tutte queste cose mi hanno convinto di venire qua. So che comunque è una bella città, una squadra che ha tanta ambizione, una neopromossa, però comunque vedo che sta facendo un bel calcio e quindi mi hanno convinto di venire, perché comunque ho detto vengo, ci darò, cercherò di sempre dare il massimo e dare la mano alla squadra per magari raggiungere l'obiettivo più alto possibile, poi vediamo come sarà. Sto bene a Pescara e gente mi piace, però qua freddo qua comunque, l'unica cosa che ancora sto un po' soffrendo, però comunque dai, si sta bene. Magari tra qualche mese farà più caldo, è giusto parlare ai tifosi di promozione già da quest'anno secondo te? Io posso solo caricare i tifosi di venire ancora, aiutare la squadra, noi giocatori personalmente noi daremo tutto, speriamo veramente che possiamo puntare per playoff, quindi, perché comunque c'è ancora, manca 13 partite, quindi c'è la possibilità di farlo, noi ci crediamo, io voglio che loro ci credano. E poi fino alla fine vediamo il conto, come saremo noi alla fine. Comunque siamo tutti carichi, dai che ce la facciamo, ci riusciremo tutti insieme. Grazie. Grazie a voi.